Se intendiamo realizzare un ESC in resina, le prime cose che dobbiamo fare sono la scelta o la realizzazione del master e la realizzazione dello stampo. In questo primo video della serie dedicata alla realizzazione dell'ESC di un ESC in resina duplicando una esistente già in legno, parlerà proprio di questo, quindi dei trucchi per realizzare lo stampo nel migliore dei modi. Come scegliere e come realizzare il master. Nello specifico, in questa serie di video, duplicheremo il mio artificiale, il mio jackbait 7 cm galleggiante, realizzato in legno di samba, l'originale. Lascio in nota in descrizione il relativo video tutorial su come costruirlo. Per prima cosa, realizzeremo un master di quell'artificiale, e cioè questo. Spiegherò un po' di come fare, come non fare, le cose principali a tenere conto, e poi passeremo alla realizzazione dello stampo, cioè questo, che sarà uno stampo bivalva con taglio verticale. Detto questo, non perdiamo tempo in chiacchiere e vediamo come fare. Per prima cosa occorre avere un master. Io, ovviamente, trattandosi di un mio artificiale, quindi del mio jackbait 7 cm, l'ho costruito da solo, ma potrebbe essere per esempio anche un artificiale commerciale. Nel mio caso, appunto, è il mio jackbait. Per costruirlo ho seguito tutte le fasi come descritte dal video tutorial che lascio in descrizione e in nota, fino al prima di applicare la stagnola adesiva. E invece di applicare la stagnola adesiva, ho dato una ulteriore mano di resina epossidica. In questo modo l'artificiale, anzi in questo caso il master, è completamente liscio, senza nessun tipo di imperfezione. La prima cosa da realizzare è la base dello stampo. Io ho utilizzato semplicemente del materiale per costruzioni dei mattoncini da bambini, tra l'altro presi su un negozio dei cinesi, quindi a 2 lire, e costruiamo un box, un riquadro delle dimensioni che ci servono, cioè poco più grandi della dimensione artificiale. Una cosa importante sarà poi comunque lo spessore dello stampo, cioè quello che andremo poi a realizzare in altezza, e dovrà essere sufficientemente grande da poter reggere anche eventuali pressioni dovute poi a come lo pressiamo per tenerlo in forma appunto per la colata. Quindi queste, diciamo, le dimensioni per questo artificiale vanno benissimo. Poi andremo a creare anche una seconda strato di costruzione in modo che venga sufficientemente alto. Per ora lascio questo perché una volta creato il box bisogna inserire uno strato di plastilina. Per questo artificiale è sufficiente che lo strato sia alto un centimetro e mezzo. Quindi andiamo a premerlo dentro e per poi spianarlo perfettamente in modo che sia perfettamente liscio e piano. Una volta che l'ho spianato abbastanza bene, ma ancora in maniera grossolana con le dita, io tolgo la base con degli strumenti piatti, procedo al livellamento di precisione. Una volta livellato la plastilina, cominciamo a posizionare il master, facendo in modo che sia centrato e
che sia perfettamente, la base sia perfettamente parallela, cioè che sia perfettamente in piano. Poi a questo punto andremo ad affogare nella plastilina fino alla metà del suo spessore. Ci regoliamo con gli anellini che cominciano a andare ad affogare sulla plastilina. A questo punto io in genere riapplico i mattoncini. Riapro i mattoncini perché dobbiamo cominciare a fare in modo che tutta la plastilina aderisca perfettamente sulla zona di contatto con il grezzo. La plastilina aderisca perfettamente. Quindi andiamo con calma e precisione a schiacciarla, facendo in modo che sia proprio attaccata senza nessun lascio, nessuno spessore, anche se si tratta di decimi di millimetro, deve essere tutto perfettamente attaccato. Questo perché maggiore sarà la precisione con cui facciamo questa operazione, migliore sarà la precisione dello stampo e quindi del risultato finale. Quindi più tempo perdiamo in queste fasi, meno tempo perderemo poi durante la fase realizzativa effettiva dell'artificiale, perché saranno tutti perfetti senza nessuna necessità di correzioni. Sistemato il grezzo nello stampo, bisogna creare delle guide per fare in modo che poi, una volta le due valve si accoppiano, vengano poi accoppiate in maniera perfetta, sempre nella stessa posizione. Per fare questo io prendo un qualsiasi superficie cilindrica, anche una lapis, una penna, una matita, creo delle cavità. Io in genere creo almeno 4 asimmetriche. In questo modo, quando faremo la colata, qui ci sarà la gomma. Quando faremo un'altra valva, creeranno dei perni che faranno combaciare perfettamente le due valve. Fatto questo, io creo i canali di colata, anzi il canale di colata. Per fare questo prendo un po' di plastilina, la modello e faccio in modo da creare tipo un imbuto. Poi creo anche degli sfiati che li faccio partire dalle estremità dell'artificiale. Questo perché quando andremo a colare la resina, se lo lasciamo in questo modo, si andranno a creare delle camere d'aria che non avranno sfogo e quindi ci saranno delle bolle d'aria o comunque dei punti dove la resina non arriva. Per fare questo prendo sempre la solita plastilina, faccio degli spaghetti. E li faccio combaciare. Faccio combaciare con la punta. Ecco, mettiamo qui per la precisione. E l'estremità dello stampo. Non importa se li facciamo dritti, tanto dentro ci dovrà passare solo aria. Ecco fatto, così abbiamo creato il canale di colata e due canali di sfiato, così quando coleremo la resina, questa andrà dentro lo stampo da questa posizione e tutta l'aria in eccesso viene poi fatta fuoriuscire dalle due estremità, così la resina riempirà completamente tutto l'artificiale. A questo punto dobbiamo completare la costruzione della scatola andando a inserire i mattoncini mancanti.
prima di effettuare la colata vera e propria. Ultima rifinitura, negli occhiali vado a inserire 3 chiodini, perché questi poi mi faranno da guida per tenere ferma poi l'armatura che inseriremo nello stampo per realizzare poi l'artificiale. Per la realizzazione dello stampo utilizzeremo la gomma siliconica apposita per stampi. Questa qua è una gomma di antichità bel sito, di qualità abbastanza buona, con il suo indurente al 5% e ad una velocità di indurimento intermedia, perché a me non mi piace troppo veloce, perché si rischia che rimangano inglobate delle bolle d'aria all'interno dello stampo, né troppo lenta, perché sennò per realizzare uno stampo ci vuole una settimana. Poi un contenitore per effettuare la miscelazione e una bilancina di precisione per calcolare perfettamente quante due componenti utilizzare. Quindi procediamo, cominciamo. Ok, andiamo a mettere la gomma nello stampo, cioè scusa, nel contenitore. Io per ora per lo stampo preparo due etti, perché in realtà, come vedete, ho preparato due stampi, perché quando faccio questo in genere cerco di ottimizzare i tempi facendone il più possibile. Per ora metto 200 grammi e guardiamo dove si arriva sui due stampi. Molto probabilmente arriveremo leggermente corti sul secondo, e a quel punto mescoleremo un'altra piccola quantità, ma in questo modo non andremo a sprecare questa gomma, che ha un costo molto molto elevato. Sono due etti, quindi sono circa 10 grammi. Io sono, la faccio leggermente meno perché si indurisce uguale. Poi eventualmente aggiungere, sono sempre intento. Quindi sono 5-10 grammi. A questo punto misceliamo accuratamente. A questo punto lascio riposare per un pochino, qualche minuto, non più di tanto, ma insomma un pochino, per fare fuoriuscire tutte, la maggior parte delle bolle. Come vedete, vengono a galla e quindi si aspetta un attimo per farle fuoriuscire. Nel mentre la gomma fuoriesce le bolle, prepariamo il piano per la colata. Io verifico che sia perfettamente in bolla. Perfetto. E aspettiamo che vadano via le bolle. Quando considero che la maggior parte delle bolle sono fuoriuscite, comincio a colare. Prima cosa faccio una passata sopra l'artificiale, in modo da essere sicuro che sia completamente coperto. Non solo, ma in questo modo, visto lo strato esiguo di gomma, lascio riposare un attimo, perché così tutte, anche le più piccole bolle che ci sono, spariscono, vengono a galla, e sulla superficie dell'artificiale la gomma siliconica sarà perfettamente aderente all'artificiale senza nessuna imperfezione, ottenendo il massimo valore copiativo. Aspetto un attimo e poi continuo con la colata vera e propria. Io mi aiuto sempre con qualcosa, perché mi piace mettere la gomma piano piano, così sono sicuro che sia, che si deposita ovunque senza problemi, senza inglobare aria, perché ripeto, tempo perdiamo, più precisi siamo nel fare lo stampo, meno problemi avremo
nella realizzazione de poi dell'artificiale. Bene, non ci resta aspettare che la gomma si indurisca. Una volta che la gomma dello stampo si è indurita, si smonta lo stampo. Poi si distacca lo stampo facendo attenzione che rimanga tutto compatto, perché il master non si deve sfilare dalla valvola sottostante, perché sennò si non viene bene lo stampo. Poi si comincia a ripulire, a togliere la plastilina con calma. Una volta che abbiamo ripulito grossolanamente la plastilina, io procedo a togliere le sbavature di colata, perché mi impedisca un po' di una pulizia più approfondita. Quindi levo. Sul bordo si ha sempre un ricciolo dovuto alla tensione superficiale, quindi io lo vado a toglierlo, quindi tolgo una parte del bordo, così quando poi riappoggio lo stampo in piano mi torna perfettamente in piano, perché sennò così rimane appoggiato poi sul ricciolo, non sulla pancia dello stampo. Con il cutter vado a togliere eventuali proprio imprecisioni sullo stampo. In questo caso voglio che l'anello ci sia la gomma da una parte e dall'altra, perché sennò l'estrazione è difficoltosa. Bene, a questo punto si ripassano i canali di colata. Ecco fatto, abbiamo preparato la prima valva. A questo punto si riprende lo stampo e si ricomincia a costruirci la casetta. A questo punto dobbiamo dare un distaccante sulla gomma siliconica, in modo che la seconda valva si distacchi poi da questa colata, perché se non lo diamo e mettiamo la gomma siliconica così com'è, le due gomme siliconiche si incollano insieme. Io utilizzo del grasso di vasellina, lo stendo pian panino e bene a pennello. Quando abbiamo finito di ungere per bene tutta la gomma, possiamo passare a fare la seconda colata, quindi prepariamo la gomma.
Bene. Ora non resta che aspettare che la gomma si indurisca. Quando la gomma siliconica è indurita, si muove la scatola e il nostro stampo è praticamente finito. Bisogna però poi ripulirlo e guardiamo come. Lo stampo è pronto, non resta che ripulirlo. Prima cosa ripulisco dai residui di colata, tolgo la sbavatura ai bordi, quindi tolgo praticamente il bordo, e questo perché così quando se lo devo appoggiare o fa pressione non tocca prima la parte qua, ma è completamente piatto e quindi no, la pressione sarà uniforme. Ora una fase delicata, la separazione delle due valve. Se abbiamo fatto il lavoro per bene, cioè abbiamo steso bene il grasso di vasellina, l'operazione sarà abbastanza semplice. Ci saranno delle aderenze soprattutto ai bordi, perché lì arriva male la vasellina, e magari qualche perfezione all'interno, ma dovrebbe essere semplice. Se ci sono, come in questo caso, ma come capita spesso, delle piccole adesioni, si vanno poi a rimuovere con calma con un cutter. La copiatura è stata perfetta. Togliamo i residui di plastilina dai canali di colata e di sfiato.